Marco Travaglio, allora oggi durante la conferenza stampa Draghi si è sistematicamente rifiutato di rispondere a domande su evoluzioni future e Quirinale. Lui all'inizio ha detto che vanno bene tutte le domande, ma escluso tutta la parte che riguarda futuro e futuro quirinalizio. È comprensibile politicamente o è una forzatura dare subito delle regole di ingaggio ai giornalisti in una conferenza stampa? Ma per tutto il giorno il suo ufficio stampa ha invitato i giornalisti che partecipavano alla conferenza stampa a non chiedergli di Quirinale. Poi per fortuna un paio di loro hanno contravvenuto alla richiesta e lui se ne è risentito. Io credo che sia legittimo rispondere quello che si vuole alle domande, ma chiedere ai giornalisti di non farle non è legittimo, è roba da Corea del Nord, non roba da democrazia liberale, occidentale, da paese libero. I casi sono soltanto due: o Draghi vuole essere eletto Presidente della Repubblica o non vuole essere eletto. Se non vuole essere eletto, alla prima domanda lui dice: vi fermo subito, invito i partiti a non votarmi e a cercare altre soluzioni. A quel punto il macigno che blocca tutto viene immediatamente rimosso e i partiti si orientano su altri candidati, esattamente come stanno facendo rispetto a Mattarella, che mi auguro venga preso sul serio, visto che in tutte le salse possibili ha detto non mi votate perché io lì non ci voglio rimanere. Dato che lui invece non ha risposto, ha di fatto confermato che ci tiene moltissimo ad andare al Quirinale, perché altrimenti per dire che non ci tiene avrebbe impiegato mezzo secondo. Quindi oggi con questa ridicola ordine di scuderia ai giornalisti di non fargli domande ha, se possibile, rafforzato la sua autocandidatura al Quirinale e quel macigno che Berlusconi oggi molto efficacemente ha fatto vedere a tutti dicendo se non c'è più Draghi io lascio il governo, rimane al centro di una corsa al Quirinale che non è fra 2 o 3 mesi. Perché questo poteva andare bene quando mancavano 2 o 3 mesi, ma dato che mancano 2 settimane, sarebbe il caso finalmente che facesse quello che fanno tutti quelli che vogliono parlare chiaro, altrimenti è inutile fare le conferenze stampa, tanto più che poi, come forse diremo dopo, anche sul Covid le sue risposte adesso sono state abbastanza imbarazzanti. Quindi aspetta, forse Marco. All'inizio ero contento che facesse la conferenza stampa, adesso penso che avrebbe fatto meglio a non farla.